Non sapevi cosa veniva fuori quando le stampavi, dicevi ma no, che chemicata, cioè, ho buttato via il rullino. Però siccome lavoravo nei matrimoni, non puoi sbagliare un matrimonio, perché poi la sposa dice guarda che io non mi devi vedere il sottomento, non mi devi vedere la pancia, non mi devi dovevi farle, certo. Così e col rullino non sapevi cosa veniva fuori. Ma dovevi essere sicuro di dargli il servizio buono, altrimenti non lavoravi più. Quello è vero, quella era l'incognita, che dovevamo anche sviluppare il rullino. Invece adesso, dopo l'avvento delle prove digitali, è tutta un'altra cosa. Adesso io sono andato recentemente invitato, no? Non come fotografo, invitato a un matrimonio, e c'erano tre fotografi. Avranno scattato 3-4.000 foto. Io ne facevo 400-500 quando ne facevo tante con rullino, ma anche adesso col digitale faccio 500-600 foto. Tanto sull'album ce ne vanno 100. No, quindi no, cioè fai 4.000 foto, ti passi le giornate poi al computer a sceglierle. Poi metti matto, poi di scherzo, è un lavoraccio. Tutto il lavoro che ti passi le giornate al computer. No, non è possibile. Viso verso di me. Però poi deve prendere, insomma. Ruota le spalle, ruota il busto, verso la mano, verso la tua mano, così. Il viso verso di me, ruotalo. Ancora? Sì. Posto. Questa mano mettila un po' più sul bordo, no, così appoggiata no, è così va bene, si deve vedere. Ce le diceva lei.
questa mano, alzala un po', non proprio sulla pancia, così. L'altra parte. Sciolta. Sì, va bene. Anche così? Sì, 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 però meno riso. Proprio. Tipo così? Sì. No, morbide così? Sì. Sembra proprio quegli annini. La lampada in macchina, porca miseria, perché ho visto adesso, però magari guardandolo poi al computer si vede, perché manca il pallino di luce negli occhi, che è una cosa bravissima, guarda. Apri gli occhi, devo far così. Potete anche chiacchierare, ma senza fate... muovere la bocca. Ecco. Ma non è vero. Bravissima. No, un attimo solo, dai, vediamo, ecco. Va bene così. C'è tanta gente. Va bene così. Ok, perfetto. Uno va bene, l'altro no. Guardare, ma io lo guardo a te. Però con eleganza, grazie.
fa così stai malissimo. Sì, 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 sì
Che riesce meglio quando uno deve fare il cretino, fa il cretino, cioè... fare facce fare facce o i gestacci, va bene che gestacci, i sorrisi brutti, le linguacce, Poi un altro. Capisco che le donne dell'epoca. Ma le donne dell'epoca quelle cose non le facevano? O sì, secondo me sì, si facevano anche le corna, secondo me le facevano le corna. No, ce l'avevano anche. Ce l'avevano? Sotto sotto. Sai sotto quei vestiti lì. Fermi lì, ferme così. Abbiamo le di Abbiate Grave. Sì, ma degli anni 80. Perché il non era medioevo, il vestito diceva medioevo. Sì, no, ma le cretine sono degli anni 80, 70-80 le cretine. Perché che ne sa nei 2000? Appunto. Anche quelli anche 99. Cazzo, sapete, anche 97 come mio figlio. 97. 7. È in corso un revival anni 80, eh? Sì, la pasta, sai cosa scateni nella loro anima. A me scateni veramente, cioè, meglio che mi blocco perché... No, vabbè, è un po' di allegria, vai, ci sta. Ma se mi dai là, potere canto tutte dopo, eh. Più recente quella. Più recente, allora, vai. Aspetta, cosa? Revival anni 80, in ambiente, diciamo... 70, 70, vabbè, noi facciamo gli anni 80. In ambiente medievale, la canzone è quella che ti piace, quella che te, la prima che ti viene in mente degli anni 80. Ma vieni a fare la cretina con me, ma... Ma vieni a fare la cretina con me. Cosa cantiamo sempre? Dovete cantare Io Vagabondo. Io Vagabondo, non è anni 80. Anni 70. Ragione. Fine anni 70. Fammi vamos alla playa, anni 80, Vamos alla playa. No, Sanremo 1984. Cosa? Luis Miguel. Noi ragazzi di oggi, noi. Ma non la so. Vabbè, quella però, abbiamo devi capito. Devi venire con noi, siamo i ragazzi di oggi, noi. Vedi? Dai, coloriamo questa città. E poi vedrai che ti piacerà. Siamo noi. Siamo i ragazzi di oggi, noi. E poi non me la ricordo più. Na 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 na. Benissimo. Devi venire con noi. Allora, facciamo una se cosa. Ti cantiamo perdere. Quella lì mi è un po' difficile. Dovete provarla. È difficile, no, però, è difficile. Però, io non so alta. Però non siamo in anni 80, siamo nei 90. No. Siamo spostati. Sì. 1989. 1988, no. Mio papà è stato operato di tumore. Sì. 1900? E io ho detto 89. Ma 90 hai detto? No, 89 ho detto. Ho detto non siamo anni 90, siamo più sugli anni... Perché mi ricordo che sarà... No, siamo anni 90, però 89 ho detto più o meno, sì, fine anni 90. Però perdere l'amore...
E però ci vuole una bella voce. E adesso andate via. Voglio restare solo. Maletta primavera. Sì, quella sì, siamo anni 80. 70. Però il ritornello. Ma sì, quello che ti ricordi. Aspetta. Se per innamorarci ancora tornerai, maledetta primavera, che importa se per innamorarci basta un'ora, che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era. Lo sa male solo a me. Bravi. Grazie. Previsioni su quante visualizzazioni pensate di fare? Tre. Quattro. Tre. Io, lei e te. Mi fai solletico. Fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera. E qui, e qui. E qui, e qui, e qui. E qui, e qui. D'argento li colora. Rischi di impazzire. Può scoppiarti il cuore. Perdere la donna e avere voglia di. Di morire, vai, vai, su! Lasciami gridare, soffocare il cielo, prenderò sassate tutti i sogni ancora in volo, li farò cadere ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino. Perdere l'amore. Un applauso più forte, su, su, su. Vabbè. Vada quello, va. Quello. Finisce la notizia. Occhio. Occhio. Guardalo, è disperato. È disperato. Mano sull'altra, come sto